E da Porto Viro, cittadina del Veneto, che ha conosciuto negli anni 50 e 60 una grande emigrazione, siamo passati invece a una città un po' più famosa e blasonata, Zurigo, sicuramente una delle capitali economiche internazionali. Questa nazione nel passato ha conosciuto una grande immigrazione di italiani, ma soprattutto di veneti. Veneti che si sono contraddistinti anche per la comunità che hanno creato e che noi siamo venuti al seguito dell'assessore dei flussi migratori a conoscere e per sentire anche l'opinione delle istituzioni. A voi il compito di seguirmi. Siamo con Mario Fridegotto, il console generale d'Italia a Zurigo. Ecco, console, Zurigo rappresenta una delle città dove l'integrazione italiana, ma non solo, anche veneta, è da esempio ormai da tanti anni. Abbiamo oltre 95.000 connazionali, il consolato ha competenza su 9 cantoni per oltre 135.000 connazionali, ma la maggior parte degli italiani sono qui e sono perfettamente integrati in una città che di fatto è la capitale della Confederazione, perché l'ENIT, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, benché abbiano una competenza per tutta la Confederazione, hanno sede qui a Zurigo. E ospita il Politecnico, che rientra fra le prime 10 istituzioni universitarie al mondo. Ecco, anche nell'incontro che abbiamo avuto oggi è emerso un fatto molto interessante. C'è comunque anche oggi un'immigrazione ricercata qui in Svizzera, però è altamente qualificata. Parecchi giovani, anche dall'Italia, dal Veneto, vengono qui però su commissioni ben specializzate e si integrano in maniera perfetta. Possiamo contare su una presenza sempre più numerosa di emigrati, di immigrazione intellettuale, che si inseriscono nelle industrie, negli istituti di ricerca, negli ospedali, nelle aziende, e un'altra invece di giovani proprio che vengono qui a fare esperienza, tirocinio, formazione, e sperando poi di trovare una collocazione che in Italia è sempre più difficile. Luciano Alban, presidente della CAVES, la Confederazione dell'Associazione Veneti in Svizzera. Oggi c'è stato un evento importante dove si è parlato dell'identità veneta e delle opportunità che la Svizzera offre ancora attraverso i veneti. Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti strutturali, generazionali, così, e vogliamo guidare le 43 associazioni venete che sono presenti in Svizzera, che sono raccolte nella CAVES, diciamo, dare una nuova linea, anche perché abbiamo anche un nuovo tipo di immigrazione formato da ingegneri, architetti, dunque formazione medio-alta, che vengono qui in Svizzera per avere opportunità professionali molto elevate, e la Svizzera offre molto sotto questo punto di vista, per cui noi abbiamo pensato di promuovere questi momenti di riflessione per guidare, ecco, questo cambiamento. Ho visto tanta gente, quindi in effetti la storia del Veneto qui è stata una grande storia, però adesso guardando al futuro, tecnicamente uno per venire a trovare un lavoro e proiettarsi anche con nuove opportunità, cosa deve fare? Può avvalersi anche della vostra associazione? Quali opportunità vengono date e che mezzi bisogna usare? La CAVES è stata sempre un punto di riferimento di tutte le altre associazioni per le proposte fatte, perché è stata sempre all'avanguardia, non dormire sul passato ma portare avanti secondo il segno dei tempi, diciamo, la programmazione, gli interventi. E questo ci fa onore, ma forse perché noi veneti siamo abituati a lavorare molto, a dare molto, anche per fare onore alla nostra regione, bisogna dirlo. Assessore Stival, siamo partiti da Porto Viro e siamo arrivati a Zurigo, due città emblematiche per l'emigrazione e l'immigrazione. Mi sembra che qui, insomma, il Veneto sia stato un esempio riconosciuto anche da una grande festa celebrata dal sindaco della città. La laboriosità, l'onestà fanno parte e sono due parole fondamentali per i veneti. Sono i veneti da sempre stati, dopo l'unità d'Italia, terra e popolo di emigrazione. Chi rispetta le regole è sempre ben accetto. Vediamo anche qui a Zurigo che i veneti sono ben integrati e fanno parte in modo importante di questa comunità. Bene, Fabrizio Nonis insieme all'assessore Stival, assessore ai flussi migratori, vi saluta da Zurigo, città molto bella e fra l'altro molto affascinante da visitare in tutte le sue stagioni, e vi dà appuntamento, come sempre, alla prossima puntata di Sconfinando.